Siamo con Maurizio Allargiu, direttore sportivo del Carbonia. Beh, innanzitutto, come vi apprestate a svolgere questo campionato che inizia? Questo campionato è, penso, non solo per noi, per tutta la società, un rebus in virtù del fatto che c'è la nuova regola dei 4 fuori quota. 4 fuori quota, tra l'altro, da quest'anno c'è addirittura 1,94, che sinceramente sembra un po' troppo giovane per ecco, però essere voi responsabilizzato su, direttamente come titolare di prima squadra. Però ecco, il Carbonia è una società che ha investito molto sui fuori quota e sì, effettivamente ne abbiamo parecchi, in virtù del fatto che siamo già 3 o 4 stagioni sia con gli allievi regionali, abbiamo perlomeno vinto i gironi e arrivato a fare le finali. Quindi siete un po' avvantaggiati rispetto alle altre società? Speriamo di essere, anche se poi non sappiamo, soprattutto le squadre del nord, se attingono ad altre società importanti, anche in Serie A ho sentito, la Torsi, ho fatto prevalere qualcuno a Palermo, qualcosa del genere. Ecco, tra i vostri acquisti, un giocatore che non aveva mai calcato i campi qua in Sardegna. Giordani arriva quest'anno. Un ragazzo che ha fatto anche la C, un centrale difensivo. Io da scoprire ancora, perché comunque se ne parla bene, abbiamo sentito anche alcuni suoi ex allenatori, ne parlano veramente tanto bene. Speriamo che invece oggi con l'Atletico Elmas torna in campo con voi un ex, ossia Virgili. Martin, tanti anni, vediamo sempre bene. Avversario, era il nostro pallino, nel senso che comunque avevamo grandi ambizioni con questo ragazzo, ora siamo riusciti a fare Carbonia, speriamo veramente bene. Ecco, ringraziamo Maurizio Allargiu e in bocca al lupo per il campionato. Grazie.